Benvenuti a un nuovo incontro, a una video presentazione delle nostre di Italia Medievale. Io sono particolarmente contento oggi di presentare un delizioso libro su un argomento molto interessante. Il titolo del libro è Idet et Olive e la figura della donna guerriera nella letteratura oitanica. Quindi un argomento che, per esempio, nel mondo dei rievocatori si è discusso e si continua a discutere. Esistevano le donne guerriere, le donne combattevano. Beh, qui potete trovare veramente tanti spunti e tante notizie storiche con le relative fonti, riferite soprattutto appunto alla letteratura oitanica, particolarmente di area francese, oserei dire, ma non solo. Il libro è redatto da Paolo Spaggiari, che è nostro ospite, ed è presentato da Lux Vitrix. Poi ci dirai alla fine dove si può trovare e in che modo si può acquistare. Quindi io a questo punto non ti rubo altro tempo, ti lascio la parola e ti ringrazio per aver accettato. A te. Ringrazio Maurizio Calì dell'ospitalità e saluto tutti gli amici di Italia Medievale. Mi sono approcciato, intanto per introdurre come sono arrivato a scrivere questo libro, mi sono approcciato alla letteratura medievale durante l'ultimo anno di università. Certo, la passione ce l'avevo già prima, ma diciamo gli studi li ho iniziati a intraprendere più seriamente a livello accademico durante l'università. Stavo preparando la tesi di laurea, che come materia avevo scelto filologia romanza, e quindi stavo esplorando un po' le varie chansons de geste alla ricerca di spunti. E a un certo punto mi sono imbattuto su questa chanson, la chanson di Idet et Olive, che era misconosciuta. C'è anche tra gli esperti, in pochissimi la conoscevano. Mi sono subito appassionato a vedere questa figura di questa donna guerriera, e così ho approfondito il tema, ho scoperto che ce n'erano molte altre. Da lì allora mi sono iniziato a domandare come si è arrivati a costruire un modello, una figura letteraria della donna guerriera nella letteratura medievale, come diceva giustamente Maurizio, oitanica, che quindi riguarda la lingua d'Oïl del nord della Francia. Da lì ho costruito tutta la mia tesi. Dopo la laurea, l'associazione di cui faccio parte, Lux Vitrix APS, in cui ringrazio il presidente Giulia Iori, che mi ha permesso di continuare questo lavoro, ho aggiunto nuove traduzioni e ho ampliato la tesi e ne è nata una pubblicazione. La pubblicazione è un'opera di divulgazione, intanto bisogna dirlo, è un saggio che si rivolge al grande pubblico. Non mancano assolutamente riferimenti per uno studio più approfondito, più scientifico, un approccio più scientifico al testo, però diciamo che l'abbiamo voluto rendere accessibile anche ai non addetti ai lavori, diciamo così. Il libro è diviso in tre sezioni, in tre parti. La prima individua appunto l'origine di questo motivo letterario della donna guerriera, quindi andare a vedere appunto quali sono stati gli elementi alla base della costruzione di questo elemento letterario. La seconda parte è un focus appunto sulla chanson di Idet et Olive, dove l'espressione della femme guerriere, della donna guerriera, raggiunge il suo apice. E l'ultima parte è una breve analisi invece sugli studi di genere, quindi in particolare il travestitismo e il transgenderismo, cosa che mi ha spiazzato, mi ha aperto un mondo, perché non avevo idea che nel Medioevo già ci fossero concetti appunto come identità di genere e transgenderismo. E ci sono molti, molti elementi, ho trovato e appunto voluto descriverli nella terza parte. Dunque, la prima parte, come dicevo, indaga la nascita dell'elemento proprio letterario della donna guerriera. E sono tre gli elementi alla base di questo motivo letterario. In primis, le eroine bibliche, quindi figure come Giuditta o Giaele, quindi sono proprio eroine armate che combattono nella Bibbia. I romans d'antichité, quindi romanzi che trattano di personaggi più legati all'epoca classica, anche se sono testi medievali. Prima fra tutte il personaggio di Pentesilea, quindi la regina delle Amazzoni, ma anche Camilla, la Camilla virgiliana, che poi ritroveremo nei romanzi medievali. A questo si aggiungono le figure storiche, come una che mi tange proprio da vicino, Matilde di Canossa, io essendo di Reggio Emilia, l'ho proprio qui, sono nato proprio vicino al castello di Canossa,
quindi una figura che ha realmente combattuto, o altre figure come quelle, ad esempio, delle donne che partecipavano alle crociate. Questo è un altro tema poco conosciuto, ma ci sono state diverse donne franche, quindi europee, che combattevano e avevano dotazioni personali, armature personali, armi personali, e combattevano durante le crociate. Quindi questi tre elementi, Bibbia, gli elementi, le figure bibliche, le eroine dei testi classici e le figure storiche, hanno dato origine a quella che è la figura della nostra donna guerriera medievale. Figura che poi si amplia con elementi cortesi, quindi diventa una figura, un'eroina cristiana, e soprattutto l'ambientazione è quella che cambia, perché se Pentesilea combatte a Troia o Camilla piuttosto a Roma, qui arriviamo invece alle città medievali, ai castelli, a proprio quello che è l'ambientazione classica del romanzo cortese. Per quanto riguarda Ide Olive, intanto bisogna dire che non esisteva, è poco studiata, è poco conosciuta, come dicevo, non esisteva una traduzione in italiano. Per quanto ne so, la mia è l'unica traduzione in italiano che ci sia di Ide Olive. Di traduzioni in lingue moderne, l'unica esistente è quella della dottoressa Munawwar Bushi, che conosco tra l'altro, che ho avuto l'onore di conoscere, che è in inglese. Da lì io ho tradotto buona parte del testo, la restante parte riassunta, in modo che una persona lo possa comunque leggere completamente l'opera. Il testo tratta di una giovane principessa di 14 anni, un adolescente, che è costretta a travestirsi da uomo e a fuggire da casa a causa delle brame incestuose del padre che la vorrebbe sposare. E questo è un tema ricorrente, il fatto della donna guerriera che diventa guerriera in questi temi delle chanson de geste successive ai romans d'antichité. Perché dico questo? Perché se Pentesilea e Camilla nascono guerriere, sono già guerriere e non hanno bisogno di celare la loro femminilità, queste donne guerriere invece hanno bisogno di travestirsi da uomini, assumere nomi maschili, e lo fanno il più delle volte per fuggire da un pericolo. Quindi si traveste, scappa, e qui inizierà tutto un percorso di formazione che la porterà a diventare scudiero e poi cavaliere, e infine addirittura a giungere a Roma e a entrare al servizio dell'imperatore di Roma, il re Ottone. E la figlia, e qui dal titolo Ide Olive, la figlia di re Ottone, Olive, si innamora di questo giovanotto, che però in realtà è una ragazza, e da lì potete immaginare tutte le conseguenze del caso, quindi il fatto di un matrimonio tra due donne e le problematiche che possono nascere. Non vi voglio svelare troppo, però diciamo che tutto si risolverà con un elemento che è veramente particolare, che è quello della metamorfosi, del cambio di sesso. Infatti Ide diventerà un vero uomo. E sembra una sorta di romanzo di formazione antelittera, potremmo dire, e questo mi ha molto colpito. Un'altra cosa che volevo dire è che se oggi Ide Olive è poco conosciuta, all'epoca in realtà lui era molto, tanto che abbiamo una versione, Ide Olive è della fine del XIII secolo, all'inizio del secolo successivo abbiamo una versione italiana di Ide Olive, scritta nel 300 in Toscana da Corsellini, da Pietro Corsellini, che è la canzone della bella Camilla. E questo per dire appunto che era famosa all'epoca, e quindi che ha superato, anche ha valicato le Alpi ed è arrivata fino a noi. Proseguendo la terza parte, l'ho dedicata, come annunciavo prima, agli studi di genere, che sono degli studi che in Italia ancora hanno attecchito poco, mentre in ambiente anglosassone esistono già dagli anni Ottanta. Sulle chanson de geste, devo dire, esiste ancora poco materiale, sia in lingua inglese che in lingua francese. In italiano praticamente non esiste. E ho trovato appunto dei riferimenti all'identità di genere, al travestitismo e al cambio di sesso, quindi al transgenderismo. E sono rimasto, come dicevo prima, molto spiazzato, e li ho trovati estremamente interessanti. Vedere come all'epoca questi elementi non fossero un tabù, perché se venivano scritti voleva dire che da parte del lettore c'era un interesse per questi elementi. E infatti lo notiamo in svariati testi, non solo in ambito oitanico, quindi non solo francese.
un testo molto interessante, anche un testo tedesco che troverete nel libro. In conclusione, ho voluto definire quelle che sono state la creazione del modello della donna guerriera partendo dalle Amazzoni e poi il suo sviluppo, il focus specifico su Ideo Libre, che è un'opera per me straordinaria, bellissima, che meriterebbe di essere conosciuta meglio. A tal proposito vorrei segnalare un bellissimo lavoro della mia amica dottoressa Elena Podetti, che ha recentemente in francese scritto un'edizione critica bellissima, sono più di 600 pagine, è un altro tipo di lavoro, un'edizione più rivolta agli studiosi, se vogliamo, però molto molto bella. E in ultimo appunto dimostrare la presenza di elementi come identità di genere e transgenderismo nella letteratura medievale. Questo è il lavoro che ho voluto svolgere. Direi che sei riuscito anche a condensarlo in un volume non eccessivamente voluminoso, scusa il calamburno, no? Però è molto intrigante, perché uno difficilmente si aspetta che certi argomenti facciano parte di un'epoca come il Medioevo. E invece qui c'è una smentita che mette a tacere anche tutti quelli che avevano dubbi e riserve sul fatto che potessero esistere delle donne combattenti. Sì, questi sono elementi, scusa se mi permetto di continuare, sono elementi che stanno uscendo sempre di più, ma proprio dall'anno scorso a questa parte. Alcune scoperte archeologiche, alcuni testi che vengono ritrovati e alcuni saggi che appunto iniziano a rivalutare la figura della donna nel Medioevo. E questo penso sia molto importante, questo sia un segnale molto, molto importante per la nostra società, anche al giorno d'oggi, con tutti i problemi che abbiamo, insomma. Leggendo il tuo libro, visto che tu alla fine dedichi dei paragrafi a due figure femminili, Matilde di Canossa, e hai già detto quali possono essere le ragioni, la gran contessa. Esattamente, esattamente. Io sono proprio nato a 7 chilometri dal castello di Canossa, quindi potete immaginare, lo conosco benissimo. E un'altra poi, donna... Sì? E poi credo che tu stia per dire quella che volevo dire io. Esattamente. Cristina De Pisano, immagino volessi dire, Esatto. un'altra figura importantissima, una femminista anche in questo caso ante litteram, e scrittrice di professione, una donna che ha scritto più di 40 testi molto importanti. Tra l'altro ho fatto recentemente, pochi giorni fa, una traduzione di una sua opera dedicata a Giovanna d'Arco, un poema molto molto bello. Però diciamo, per quello che concerne il libro che ho scritto, Cristina De Pisano è fondamentale per far comprendere quanto la figura della donna fosse appunto importante nel Medioevo, come avesse voce in capitolo, come potesse dire la sua e come appunto potesse difendere a spada tratta le sue opinioni. Io la considero come scrivo nel libro, una donna guerriera in carne ed ossa che combatte con la penna invece che con la spada. Sì, è sicuramente una figura, fra l'altro, con una vita anche abbastanza complicata e difficile, quindi Assolutamente di sì, assolutamente. carattere è. Ha dovuto tirare fuori un forte carattere, si sposa a 15 anni, a 25 gli muore il marito, rimane vedova con 3 figli, si deve creare una carriera, si deve creare tutto quello che sono le basi economiche per mantenere la famiglia e diventa scrittrice, cosa che non è scontata per l'epoca, siamo tra la fine del 300 e l'inizio del 400. E scrive anche parecchio. Tantissimo, tantissime opere molto interessanti, tra cui anche una di arte militare proprio, quindi va anche su temi che raramente si penserebbe di leggere dalla penna di una donna, ecco. Senti, io volevo ricordare a chi ci guarda, tu hai un sito anche molto interessante dove pubblichi i tuoi contributi, che sicuramente sono appetibili per tutti gli appassionati di Medioevo, www.paolospaggiari.it, giusto? .com. .com, ecco, vedi? Nonostante lo abbia già visitato più volte, ma io sono famoso per lo smemorato di Collegno, oppure l'Alzheimer che avanza spietato.
No, è facilissimo confondersi, .it.com, no, comunque .com. Ecco, e invece il libro si può trovare, acquistabile? Allora, il libro, diciamo, la prima edizione l'ho fatta uscire appunto con la mia associazione, con Lux Victrix Edizioni. Dopodiché l'ho autopubblicato, si trova online nelle principali librerie online. Quindi sì, esiste sia la versione in ebook che quella cartacea. Quindi basta andare su Amazon, IBS, Instagram e si trova. IBS, qualsiasi, diciamo la maggior parte delle catene di librerie online. Ed è più facile trovarlo mettendo come parola di ricerca Paolo Spaggiari che non tutto il titolo. Perché uno... il titolo è molto lungo, però volevo racchiudere i vari elementi che ci sono nel testo. Si capisco che non sia proprio il titolo da bestseller commerciale, ma non era neanche la mia intenzione. Io scrivo per passione e anche per questo pubblico testi gratuiti sul mio sito. Senti, io ti ringrazio tantissimo. Se hai altro da dire, non abbiamo limiti, eh? Direi, non so, chiedo a te, Maurizio, io sono molto sintetico, cioè forse è un mio difetto, forse un pregio, non l'ho mai capito. Penso di aver detto un po' tutto quello che riguarda il testo, non penso di essermi lasciato dietro. Non so, secondo te c'è qualche domanda, qualche cosa che potremmo... Ma io quelle che avevo te le ho fatte. È un libro che si legge tutto d'un fiato, perché oltre alle dimensioni sono 107 pagine, compresa la bibliografia, però già qui ci sono degli elementi di interesse enorme, perché in coda al testo c'è una bella bibliografia suddivisa per fonti primarie, letteratura critica e addirittura sitografia. Quindi si può tranquillamente approfondire un argomento che è stuzzicante di per sé e che non è così super trattato, anzi lo è poco, e quindi questo è uno dei meriti che vanno riconosciuti a Paolo per avere rotto un certo silenzio intorno a questo argomento. Allora, l'unica cosa è vorrei ringraziare il professor Paolo Rinaldi, e a proposito della bibliografia, lui stesso in sede di presentazione della tesi disse alla commissione: fate attenzione perché in questo libro c'è molto di più di quello che si vede. Come hai detto tu, una bibliografia bella corposa, c'è il lavoro di un anno in queste poche pagine. Ho cercato di condensare e di non appesantire troppo l'argomento, portarlo ovviamente a conoscenza, ma senza appesantire troppo il lettore. Spero di aver fatto bene. Ma direi di sì, è anche molto carina il fatto che tu pubblichi parti di testo in lingua originale con traduzione in italiano a seguito, quindi questo permette a chiunque di leggere dalla penna degli autori e autrici quello che tu tratti nel libro. Esattamente, tutte le volte che faccio traduzioni, che sia dall'antico francese o dalla lingua doc, quindi dall'occitano, o comunque in generale, pubblico sempre il testo originale. Perché questo? Da un lato perché erano testi scritti in rima, quindi uno volendo potrebbe andare a vedere tutta la sonorità delle lasse assonanzate o rimate. E dall'altro, se uno conosce, appunto, ha studiato filologia o comunque letteratura e vuole andare a vedere, proprio approcciarsi al testo originale, lo può fare. Le mie traduzioni sono sempre source-oriented, quindi più indirizzate verso il testo fonte. Non tendo a fare delle traduzioni, degli adattamenti, quindi di abbellire la traduzione. Cerco di avvicinarmi il più possibile al testo originale, facendolo comprendere, restituendo il senso. Però, ecco, senza stravolgere il testo. Questo amo molto fare, questo tipo di traduzione, Va bene, allora ricordiamo ancora il titolo, Idee Olive e la figura della donna guerriera nella letteratura ohitanica, l'autore Paolo Spaggiari, che ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito a presentare questa pubblicazione che è recente. E ci rivediamo sui social. Quindi grazie tantissimo, Paolo. Grazie Maurizio e grazie e saluto tutti gli amici d'Italia Medievale. Grazie mille.